questa è la statua che caratterizza questo posto. Da qui decollano i deltaplani spesso, e ora mi accingo ad andare verso su, salendo verso la vetta del Monte Cucco, ma poi devierò a destra e andrò verso l'ingresso della grotta di Monte Cucco. La serata è splendida, non è freddo, c'è un leggero venticello e ora inizio la salita. Sto salendo sul sentiero che porta verso l'ingresso della grotta. Sentiero ampissimo che ho fatto numerose volte qui sotto la valle illuminata, la zona di Gualdo Tadino e Costacciaro, e sono cambiato prospettiva, sono entrato nel boschetto, il sentiero si sta stringendo e tra poco dovrebbe diventare ancora più stretto e essere un po' più esposto. E sono arrivato a una parte di sentiero più esposto, qui diventa piuttosto verticale la parete. Il sentiero è protetto da una balaustra di fili metallici. Ormai sono molto vicino all'ingresso della grotta. Ecco il terrazzino. Ci sono proprio sul lato, sul versante nord-est della montagna. Ci sono tantissimi pipistrelli. Bellissimo. Tanti pipistrelli che mi fanno compagnia. Io adesso tento, visto che la grotta è chiusa, salgo verso la vetta, mi faccio la vetta e poi rientro. Purtroppo la grotta non è accessibile se non dall'ingresso del Nibbio, che sta più in alto, e ora andrò a vedere. E sono arrivato a un punto, sono proprio sotto la vetta, era poco distante, e qui c'è una biforcazione, c'è il sentiero che sale alla vetta, di qua c'è, penso, il sentiero che porta all'ingresso del Nibbio, cioè all'ingresso alto della grotta. E ora andiamo a vedere se effettivamente è l'ingresso alto del Nibbio, della grotta di Monte Cucco. Penso che ci siamo. Eccolo. Ci sono. E questo è l'ingresso alto del Nibbio. Sono veramente proprio vicino alla vetta. Dovremmo essere intorno a quota 1500. E ora andiamo a vedere come è messa la corda per poi tornare.
e andiamo giù a vedere qual è la situazione dell'ingresso del Nibbio. È un ingresso stretto, ma non troppo. L'ultima volta che sono venuto c'era un sacco di d'acqua dentro. Bisogna strisciare qui. Forse mi conviene togliere lo zaino. Eh sì, lo devo sfilare. E andiamo a vedere qual è la situazione dell'ingresso del Nibbio e del pozzo del Nibbio. Andiamo a vedere come siamo messi. Qui bisogna infilarsi giù e strisciare per un po'. Wow. C'è ancora la vecchia corda, però credo che sia stata sostituita, la vedo in buono stato. C'è il cavo telefonico, non male. Qui c'è un pozzo di 90 metri che scende. E sono appena uscito di sotto. C'è il pozzo del Nibbio, l'ingresso del Nibbio. Diciamo l'ingresso alto della grotta di Monte Cucco. Sono andato a vedere lì all'attacco del pozzo com'era la condizione della corda, perché voglio tornare e farmi insomma un giro dentro la grotta. Serata straordinariamente bella, sono circa le 10 di sera e ora mi faccio la vetta e poi torno giù verso valle. La natura è meravigliosa. Qui c'è un turbine d'aria che esce dalla grotta, sembra che ci sia un condizionatore d'aria naturale. Bellissimo. E riparto dall'uscita della grotta del Nibbio e inizio a salire verso la vetta. Voglio provare a salire passando da questa parte. Vediamo che succede, perché il sentiero sarebbe un altro, ma credo che non sia tanto complicato raggiungere la vetta da questo lato. Ecco qua, la stella e la croce che brilla. Sono sulla vetta, completamente solo, sono quasi le 11 di sera. C'è qualche pipistrello che vola. E molto bello, non c'è il nome della roccia, della montagna, però c'è la croce. Qui la montagna va giù abbastanza ripida, io adesso dovrò scendere da questo lato e raggiungere nuovamente il lato che dà verso est per tornare giù. Si può scendere tranquillamente su questo lato della montagna e si corricchia un po', c'è un po' di breccino, ma si va abbastanza sciolti.
sono un po' di vacche che fanno siesta con un vitellino. Ciao ragazze, stasera va bene, che non è freddo per niente, c'è questa leggera brezza, c'è anche un bellissimo vitellino. Che saltella dopo che io stavo per cadere. Ciao, bellissimo. Ciao, andiamo a vedere questa nuova croce che non avevo mai visto, luminosa. Eccola qua, carina, non male. Si tiene accesa con batterie solari. Bella, peccato che in cima l'hanno già rotta. E qui sotto la valle, ragazzi, bellissimo. E vai, da qui vi saluto. Vi saluto, ragazzi, vi saluto. Si scende e si torna a casa. Ciao amici miei, alla prossima avventura.